Questo è il Metz MOC6110, uno dei televisori che dovreste tenere sott'occhio non solo durante il Black Friday, ma durante tutto l'anno. Esiste in tre versioni, questa da 50 pollici con risoluzione 4K HDR, ma ci sono anche altri due modelli, uno da 40 pollici e l'altro da 32 pollici, rispettivamente con risoluzione Full HD e HD, e che si differenziano dal top di gamma per avere Android 9 anziché Android 10. Prima di continuare però e scoprire tutte le specifiche e le caratteristiche di questo televisore, beh, ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e di attivare la campanellina delle notifiche, in quanto è l'unico vero modo che hai per supportare il mio lavoro. Inoltre ti ricordo che puoi seguirmi anche sul mio canale Telegram dedicato alle offerte, in cui in questi giorni sto pubblicando le migliori offerte dedicate al Black Friday. Chi è Metz? Metz è un'azienda tedesca con ben 80 anni di storia, quindi ha sviluppato un grande know-how su questa tipologia di prodotti, e si vede non appena andiamo a toccare con mano questo televisore, non appena lo andiamo a disimballare dalla sua confezione originale. Tutto è ben curato, non ci sono scricchiolii, e nonostante i materiali siano comunque entry level, si nota l'ottima solidità e costruzione. Tra l'altro è una TV piuttosto leggera, e questo ovviamente ti agevola nel momento in cui tu decidi di installarlo a muro, quindi con un supporto da parete. Nella parte posteriore abbiamo tre porte HDMI e due porte USB, oltre a tutta la connettività per collegare eventualmente una soundbar, l'antenna, il satellite e chi più ne ha più ne metta. Considerando le specifiche, anche piuttosto sottile, questo sicuramente agevola per tutti coloro che non hanno molto spazio a disposizione. Sottilissime sono le cornici laterali con il nuovo schermo che viene chiamato Boundless 4.0, e questo ti permette appunto di entrare in maniera più viva all'interno dell'immagine, di avere una visione ottimale con tutti i contenuti. Solo leggermente più spessa è la cornice nella parte inferiore che integra il logo Metz e il ricevitore, oltre al tastino di accensione e spegnimento nel caso non vogliate utilizzare il telecomando. Telecomando che, già che ci siamo, parliamone, è fatto davvero bene. Non c'è la retroilluminazione, ma abbiamo i quattro tasti per accedere a Netflix, Prime Video, Google Play e YouTube, con tutti i tasti multimediali e anche un tasto specifico per l'attivazione dell'assistente vocale di Google, cosa molto comoda che ti permette appunto di interagire con il televisore senza dover smanacciare magari di sera per accedere ai tuoi contenuti preferiti. Già che ci siamo, parliamo anche di sistema operativo, perché questo televisore MOC6110 integra al suo interno il sistema operativo Android TV 10.0, quindi tra i più recenti. La navigazione è decisamente fluida, il processore si comporta molto bene, e soprattutto con Android 10 abbiamo una vastità di possibilità che con altri sistemi operativi non abbiamo, tra cui l'accesso diretto a tutte le nuove applicazioni di streaming multimediale che verranno presentate, perché Google Play ha il più vasto catalogo di applicazioni compatibili sia di streaming audio sia di streaming multimediale, e soprattutto anche tanti aggiornamenti e nuove funzionalità che possono essere sbloccate appunto al rilascio di questi nuovi aggiornamenti. È uno dei sistemi operativi da me preferiti, anche perché ti permette non solo di appunto avere un'interfaccia molto semplice e anche di configurare il televisore con il tuo cellulare nella fase iniziale, cosa che ti permette di non stare lì a perdere tanto tempo con il telecomando, ma poter inserire password, account e chi più ne ha più ne metta direttamente dal tuo smartphone, cosa decisamente più comoda. Ma ha anche la Chromecast integrata, quindi stai guardando un video su YouTube sul tuo cellulare, clicchi l'apposito tasto e lo invii direttamente al televisore, che si accenderà e ti farà vedere il video che stavi guardando precedentemente dal minuto in cui lo stavi guardando, quindi senza perdere nessun attimo. Questo secondo me è uno dei più grossi vantaggi di avere un televisore con questo sistema operativo a bordo. Ma parliamo del display che in questo caso appunto è da 50 pollici con risoluzione 4K, quindi 3840 pixel per 2160 pixel. Il dettaglio è davvero ottimale e soprattutto è compatibile con l'HDR10 e con l'HLG. Questo filmato è proprio un filmato HDR, e come potete notare non ci sono criticità particolari, anzi l'immagine ha colori molto naturali. Andiamo poi a vedere più tardi tutte le impostazioni per quanto riguarda
La modalità immagine e soprattutto le sfumature di colore, come in questo caso, vengono assolutamente ben riprodotte. Non ci sono tagli netti, non vediamo linee, ma abbiamo una gradazione omogenea. Guardate, questa immagine è molto difficile da riprodurre e abbiamo dei colori appunto molto naturali, gradevoli, che non stancano mai la vista. Questo perché abbiamo una particolare tecnologia che si chiama Eye Flicker Free, che evita sbalzi di luminosità e quindi affatica meno l'occhio, anche perché sappiamo bene quanto possono essere dannosi le emissioni di luce blu e gli sfarfalli dei display per la nostra vista. Insomma, un'immagine davvero molto molto gradevole, e lo vedete, non abbiamo fughe di luce particolari, abbiamo un contrasto decisamente apprezzabile, anche i neri vengono ben visualizzati nonostante lo schermo, come potete vedere in questa schermata nera. Guardate il dettaglio di questa lampadina, di questi LED che si avvicinano, vedete, non ci sono fughe di luce strane, il riflesso che vedete è dato solamente dal mio faretto, ma l'immagine viene assolutamente ben riprodotta e il nero vi posso assicurare che è molto profondo, pur essendo un televisore con illuminazione direct LED. Dopodiché parliamo del sistema audio. Abbiamo un impianto audio che è compatibile con il Dolby Atmos e che permette di essere sfruttato anche tramite il Bluetooth come un vero e proprio altoparlante Bluetooth, quindi voi potete collegarlo al vostro cellulare tramite Bluetooth e anche con lo schermo spento potete sfruttare gli altoparlanti integrati, che hanno un audio decisamente buono e è abbastanza avvolgente, è piacevole e soprattutto ti permette di sentire dialoghi nel migliore dei modi. Oltre a ciò potete senza ombra di dubbio connettere magari un sistema audio esterno che va sicuramente a migliorare l'esperienza di utilizzo. This is Dolby Cinema. It's where the most advanced cinematic technology you've ever experienced begins. This is Dolby Atmos. The number of speakers around you no longer matters, because this is the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels, to moving around you with 10-point accuracy. Whether the soundscape sets the mood of a scene, move your vehicle to the side of the road. Whoa. Captures the full extent. Metz ha fatto secondo me un ottimo lavoro. Questo è un televisore che può andare bene davvero a tutti, non presenta particolari criticità, è facile da usare, il sistema operativo è decisamente aggiornato, ci sono diversi profili colore ed immagine che si adattano poi al vostro gusto personale ed è assolutamente bello da vedere. Nella parte posteriore inoltre è presente anche l'attacco VESA per poterlo installare con un supporto a parete. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, non solo di questo modello ma anche delle alternative da 40 e da 32 pollici. A me è piaciuto tanto, fatemi sapere la vostra nei commenti e continuate a seguirmi sul mio canale per maggiori novità. Per questo video è davvero tutto. Ciao!